the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Ma ciao a tutti! La famiglia Colorfana è riunita felicemente, gioiosamente sotto l'albero per le fotine di rito, per godersi ancora gli ultimi giorni, insomma, di feste, di questa armonia. E niente, noi siamo qua anche riuniti per parlare con voi, per parlare con voi che ci tenete compagnia tutto l'anno, con i vostri commenti, con le vostre attenzioni, insomma, con la vostra presenza comunque ogni giorno dell'anno. Ogni video che mettiamo, bello o brutto che sia, voi ci dimostrate il vostro affetto e noi, insomma, almeno io parlo per me, ma comunque parlo per tutti loro, siamo felicissimi e siamo grati di ogni cosa che ci date e che ci regalate, perché noi alla fine non facciamo niente di che, però, insomma, voi siete diventati parte integrante della nostra vita, siete diventati, sì, cioè nel senso comunque, vi sto imparando a conoscervi, e quindi niente, è bello parlare con voi, sapere che comunque, anche se non ci conosciamo di persona, riusciamo anche un po' a conoscerci, a capirci. Voi capite me, forse anche magari più di certe persone che ho a contatto da una vita. E io, nel senso, nel mio piccolo, imparo a conoscere anche un po' voi, dalle cose che mi dite, che mi raccontate. E quindi niente, a me mi fa un enorme piacere questa cosa qua. E niente, Marco penso che è la stessa cosa, anche se lui comunque è un po' più di riflesso, nel senso lo vive un po' più distaccato, diciamo, da me. Io diciamo che sono più diretta a contatto con voi. Che dire, la Leo e Rocco, insomma, bisognerebbe chiederla a loro, però insomma si divertono un sacco a essere ogni tanto protagonisti sia di foto che di video, e io ogni volta che leggo i vostri commenti con le vostre coccole per loro gliele faccio. Glielo dico, e insomma, lui scodinzola e lei insomma fa i suoi versi, però insomma, secondo me a loro modo capiscono e secondo me alla fine sono contenti anche loro. Il countdown, diciamo, che è arrivato al termine, siamo giunti agli sgoccioli di questa grande importante festività, quindi niente, la Michelina tra un po' si toglierà questo cappellino da Babbo Natale, le scarpette da elfo e diventerà un Grinch a tutti gli effetti, fino a che praticamente le feste principali non passano. Ma comunque, a prescindere da quello, che dire, nel senso, cioè, c'è poco da dire, più che altro questo era un video tutti riuniti qua, il cane inizia a dormire quando io parlo, più che altro per cosa? Semplicemente per farvi gli auguri, a tutti voi di un buon Natale, di un sereno Natale, di un gioioso Natale, insomma di un Natale più che altro come volete voi. Natale come volete voi, ovviamente
in salute, nel senso questa è la cosa principale, e poi appunto come uno lo desidera, se uno vuole andare a farsi un giro si va a fare un giro, se uno vuole andare in montagna va in montagna, se uno vuole andare al ristorante va al ristorante, se uno vuole andare non lo so, al caldo va dal caldo, se uno vuole stare a casa con la famiglia, che penso che sono i più e che penso che sia anche forse il Natale più, più semplice, più standard, ma anche quello più vero, uno insomma che desideri quello che faccia quello che desideri fare. Io sono per la libertà, sapete, quindi libertà e libero arbitrio sempre, quindi di fare uno quello che vuole, perché solo così si raggiunge la felicità. Però insomma Natale è anche famiglia, e famiglia io intendo anche i pelosini qua, i pelosini e quelli con le piume, perché se poi non metto quelli con le piume abbiamo litigato qua, ok? Quindi anche gli animali, sapete che ogni volta lo devo dire e ridire e risottolineare. Famiglia è qualsiasi cosa, quindi nel senso quello è, ecco, cioè famiglia è un coniglio, famiglia è qualsiasi cosa, ora al momento mente il coniglio, ma perché io ho coniglio, però insomma famiglia non è solo appunto un cane, io dico pelosetto in generale, ma con coniglio, cioè col coniglio, ma famiglia è un uccellino come la Leo, è un uccellone come la Leo, è un coniglio, è un furetto, tutti gli nostri animali più dolci, più amorevoli, che ci riempiono comunque la vita, noi, no, per noi appunto è famiglia, quindi Natale è anche loro. Natale è poi è qualsiasi cosa, ovviamente io non mi metto su YouTube a parlare del significato vero e proprio del giorno religioso che è, che comunque è e dovrebbe essere in realtà solo quello. Io però su YouTube non mi metto a predicare la religione, non mi metto a predicare il significato, non mi metto a predicare niente, anche perché ognuno penso che comunque lo sappia, quindi non mi metto a fare. Ovviamente in primo luogo il Natale è quello, però poi c'è anche tutto quello che viene ricamato sopra, diciamo, e che comunque è quello più festoso, quello anche stupido, diciamolo così, però insomma è quello più goliardico, come si può dire, è quello secondo me idoneo da trattare sui social, sapete come la penso, e quindi qua non andiamo a aprire dibattiti su dibattiti, cioè nel senso a me piace sorridere sui social, quindi io non andrò a fare chissà quale appunto prediche. Però nel senso sappiamo tutti Natale cos'è, però il Natale è tutto per alla fine quello che uno vuole, e quindi niente, via libera sempre ai sogni, sempre ai desideri, sempre ai pensieri positivi, ragazzi, pensieri positivi, perché anche io se divento Grinch tra poco, proprio guardate, proprio tra una manciata di minuti, però anche il Grinch mantiene i suoi pensieri positivi, cioè nel senso divento più Grinch rispetto a un folletto schizzato, no? Quindi divento un po' più Grinch, però più che altro il mio Grinch è perché comunque tutto sta finendo, perché tutta l'atmosfera bene o male sciama, per tutte queste cose qua, perché io appunto divento Grinch proprio sul finire, cioè nel senso proprio sul giorno proprio importante. Però insomma anche ogni Grinch dentro di sé poi ha sempre, comunque mantiene sempre l'aspetto buono, quindi cerchiamo, anche se diventiamo Grinch, di mantenere pensieri positivi, e pensiamo alle renne che scivolano col culetto sulla neve, pensiamo ai folletti che finalmente si riposano dopo aver impacchettato regali sotto ordine di Babbo Natale, pensiamo a Babbo Natale che finalmente poi dopo si richiuderà e lascerà lì la slitta, farà riposare ben bene le renne, anche lui si riposerà sulla sua poltrona con il cammino acceso, sorseggiando un bicchiere di vino rosso, che Babbo Natale beve il vino rosso, avete capito? Sì, beve il vino rosso e inzuppa i tarallucci come fa mia madre, yeah! Ok, però noi
alla vigilia, che ormai appunto ci siamo, lasceremo la tazza di latte con i biscotti, la carota per le renne. E le cose, cioè, magari lasciamo il vino rosso perché? Questa è una bella domanda. Perché deve guidare la slitta? È per quello che lascio il latte con i biscotti. Deve guidare la slitta, se no mi fa storto, mi prendo un palo. No, allora lui beve il vino rosso con i tralucci, ma a casa sua, quando ha finito, quando è là, poi nella fine di consegnare tutto, va lì e deve. Ma durante il lavoro, quando guida la slitta, non gli posso dare il vino rosso, quindi. Quindi lui beve, diciamo, 364 giorni all'anno, tranne un giorno. Sì. Quindi non ha alcun. Quindi, bambini, non lasciamo, anche se lui sappiamo che è un nonnetto che trinchetta, non lasciamoci il vino rosso, lasciamoci sempre il latte, anche perché quel latte lì in quella tazza. Un pochettino lo beve lui coi biscotti, poi dopo alla fine dà un pochettino anche alle renne. Quindi assolutamente. E poi che cosa? Non lo E poi che cosa? Insomma, io cosa posso dire? Cosa posso dire? Cosa posso dire? Cosa posso dire? Fa freddo, quindi voglio dire, Natale fa freddo, sì, fa freddo, ma vabbè. c'è la neve, non c'è la neve. Sì, non c'è la neve, almeno per ora qua non c'è la neve, ma qua poi non viene mai la neve, quindi, cioè, nel senso, non ne parla fare. Però, insomma, cioè, la temperatura comunque è più idonea, diciamo, rispetto ad altri anni, ad annate passate, sempre che parlo sempre di cantine di vini, ad annate passate. Però, insomma, la temperatura è abbastanza inerente al periodo, diciamo, del Natale. E che cosa dirvi? Che cosa dirvi? Quando parlo io il cane morto dorme. Comunque, insomma, che dire? Allora, niente, basta. Se no poi mi dilengo troppo, No, dilengo. tu dilinga lei, lei si Io mi dilinga. dilengo. Io mi dilengo. Volevo farvi vedere i miei calzini da Babbo Natale. Il cane doveva andarsene via perché gli ho disturbato lo sonno. I miei calzini, queste sono le mie solite ciabatte da elfo, questi invece sono i miei calzini da Babbo Natale o Babba Natale. Cosa c'è? Vieni qua. Vieni qua, ora dobbiamo fare i saluti, non te ne puoi andare che tutti i commentini sono su di te che ti vogliono tanto bene, su. Oh, allora, facciamo gli auguretti. Allora, Pronto. adesso noi tutti qui facciamo a voi tutti lì. Gli auguri per un sereno, gioioso e quindi color fan Natale, quindi color fan Natale e niente, noi continuiamo con i Vlogmas fino a Natale e poi Poi basta. smetteremo lì. Ma ti stavo aspettando, stavo aspettando. Spero comunque che vi siano piaciuti, che vi abbiamo tenuto un pochettino di compagnia e spero anche che insomma vi abbiamo strappato un piccolo sorriso ogni tanto, non sempre, però ogni tanto. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, non abbiamo mai fatto così un video ogni giorno a ta 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 così, però insomma ci siamo appunto divertiti e allora veniamo più vicini. Per dirvi i nostri migliori auguri alla Color Fan per tutti voi, perché voi ormai siete un pezzettino del nostro cuoricino e quindi un pezzettino di questa famiglia super pazza. È super fatta, è super pazza, ma è super piena d'amore. E quindi? E quindi penso che voi comunque l'avete, se siete ancora lì. Dopo un po' di tempo, penso che l'avete capito Che che. avete dei problemi. No, penso che l'avete capito che noi abbiamo un pochettino di tanto amore da dare e quindi. Adottateci con una piccola offertina. Grazie. Volete Scusate, io non ci posso fare niente, io parlo e ragiono con il cuore e chi non l'ha ancora capito vuol dire che non capisce niente. Ogni tanto però penso che non l'hai capito neanche te.
Perché io a lui gli parlo di cuore e lui mi parla sempre di offerte? Non ho capito perché. Perché non so, perché lui dice che la Chiesa è una cosa di cuore, parlano se passa sempre con dell'offerta. Scusate, ma io non so proprio cosa fare, perché se non riesco a ragionare con lui, non riesco a ragionare neanche col mondo. Nel mondo così. Comunque, ci siamo avvicinati qua, vicino, 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 per dirvi buon Natale a tutti dalla famiglia Colorfam! Belli e brutti. Vi vogliamo un sacco di bene, cioè almeno io vi voglio un sacco di bene! E ciao a tutti, buon Natale! Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale, Ciao, buon Natale, buon ciao, ciao. Natale! Ciao!